Eccoci, benvenuti a tutti. Stiamo arrivando, scusate qualche minuto di ritardo oggi, ma abbiamo avuto, beh, dopo vi raccontiamo la serie di piccoli problemi che si sono concatenati uno con l'altro. Siamo arrivati per il rotto della cuffia oggi. Ciao Andrea, come stai? Ciao Gianni. Un respiro profondo. Guarda, la tecnologia veramente quando ci si mette, abbiamo fatto tutto bene, di arrivare belli puntuali in anticipo per fare il test e siamo arrivati per il rotto della cuffia in un computer diverso, un altro microfono, un'altra cuffia. Allora, Comunque, per l'ordine non funzionava il computer, non funzionava il microfono e non funzionava il PowerPoint e la chiavetta. Comunque ce l'abbiamo fatta. abbiamo fatto la... Sentitemi, vedete? Ti vediamo bene, ti sentiamo, è un bellissimo sfondo. Va bene. Allora, questa sera parliamo di Perù, Perù Active, cioè un Perù un po' diverso dal solito, un Perù che ci farai vedere con sia posti nuovi sia modi nuovi per visitarlo, giusto Andrea? Sì, l'idea di questa sera è di ripercorrere un itinerario classico, però rivisitato in una chiave un pochino più adrenalinica, senza voler... In realtà parliamo di una soluzione di viaggio che vendiamo ormai in modo abituale, soprattutto nei viaggi di notte, quindi con un pubblico giovane, ma che si presta anche eventualmente ad un pubblico giovanile, diciamo. Quindi un modo diverso per vivere un Perù classico. Molto bene. Allora, innanzitutto voglio salutare anche tutti i nostri amici su Facebook. Fulvia che sta moderando su Facebook mi dice che stanno già arrivando abbastanza persone, quindi siamo contenti. Noi abbiamo avuto poco tempo per pubblicizzarlo, ma ho visto che siete arrivati in tantissimi. Quindi il Perù apre. Tra l'altro mi pare di aver letto la notizia, me l'hai detta tu oggi, che il Machu Picchu apre il 1° di dicembre, Il giusto? primo novembre, infatti siamo 1° novembre. tempo, insomma, una settimana per cominciare a prenotare, no? L'ottimismo non ha limiti. Allora, io ho una bellissima foto alle mie spalle di questa montagna famosissima che ci racconterai questa serata, vero? Sì, questo è uno dei punti forti della programmazione Active, effettivamente, sì. E diremo sia il perché sì che il perché no Molto di bene. questa destinazione. Molto bene, allora io volevo ancora ricordare solamente a tutti gli amici, quelli nuovi, che ho visto che ci sono un po' di iscrizioni nuove, che se volete parlare con noi è sufficiente scrivere sulla chat, io vedo le domande, poi man mano le propongo, le faccio mio, le condivido con Andrea. A questo punto Andrea, io passerei la palla a te e potremo cominciare perché mi sembra che sono arrivati già in tantissimi, quindi possiamo partire. Un attimo Benissimo, solo. non abbiamo fatto la prova di questo, quindi lo facciamo adesso. Vai, al brucio. Allora, dunque, Mentre tu fai tutte le prove, io racconto che questo posto dietro di me è un posto ormai famosissimo perché è stato instagrammato, instagrammato. penso, come dire, ormai migliaia di volte. Quindi sono quelle foto virali che sono diventate parte un po' di noi, di tutti quelli che frequentano i social. Effettivamente è un luogo magnifico che ha qualche contro, perché non è proprio un posto raggiungibile per tutti e che poi Andrea ci racconterà. Andrea, intanto ti Benissimo. confermo che per miracolo, ma ci vediamo tutti bene e ti vediamo in bici, quindi sei a posto. Sembra, sì, sembra impossibile per come è iniziata, ma ce l'abbiamo. Abbiamo qua appunto il sottoscritto nell'ultimo viaggio fatto in Perù con un minimo di nostalgia. Rivedo questa foto esattamente un anno fa. Ero a provare nuovi percorsi, nuove esperienze per questo tipo di itinerari, per cui qui sono appunto nella Valle Sacra, in un tour in mountain bike, e-bike, perché ormai si usa solamente la e-bike, e quindi così, con un pizzico di nostalgia, ricordo questo momento. Devo dire che le e-bike io le ho provate quest'estate in montagna e mi si è aperto un mondo, eh? Io che non sono un grande ciclista, anche se mi piace fare un po' di sport, con l'e-bike praticamente puoi fare il Gran Premio della montagna, ti senti come Coppi e Bartali messi insieme, quindi Sì, non dimentichiamo che in questa foto magari uno non ci pensa, ma siamo a 3.850 metri d'altezza, per cui senza l'e-bike veramente il cuore scoppia. Quindi è un desiderio non secondario. Noi siamo pronti per l'avventura, portaci in questo magnifico paese. Benissimo, allora, benvenuti ancora. Respiro di nuovo perché ho avuto un attimo proprio di ansia.
cominciamo a rilassarci con queste immagini. Come è scritto appunto in questo sottotitolo, beh, il titolo Perù Active, appunto l'abbiamo detto, un modo un po' diverso per vivere questa magnifica destinazione andina, e proprio il sottotitolo che ho creato è Alla scoperta del paese andino con un pizzico di adrenalina. E, come dicevo prima, non si tratta di un viaggio per pochi atleti, ma è semplicemente un approccio diverso verso questo paese, chiaramente un approccio che può essere valido un po' per tutte le destinazioni. Nella programmazione dell'America Latina abbiamo già diverse destinazioni che abbiamo sviluppato in questa formula appunto un po' più attiva, come il Cile, come la Patagonia, e ne arriveranno altre. Diciamo allora, che l'abbiamo sviluppata per il mercato degli sposi, nel senso che i ragazzi giovani amavano fare questa attività, e poi però abbiamo visto che è stata apprezzata ed è apprezzata da molti, quindi da molte persone che gli piace fare qualche attività o qualche escursione all'interno del viaggio un po' diversa dal solito, no? Giusto? Certo, anche perché non dimentichiamo che poi tutte le attività che adesso andremo a vedere si possono anche scegliere di farne alcune, altre no. Per cui c'è chi ama un certo tipo di attività e altre proprio le detesta. Ovviamente, come sempre in Pianeta Gaia, le soluzioni sono personalizzate, per cui il viaggio lo si fa su misura e specifico per chi ne fa richiesta. Sì, un brevissimo cenno geografico, giusto per ubicarci nel continente sudamericano, appena a sud dell'Equatore, per cui abbiamo le stagioni invertite, ma con una caratteristica peculiare di questa zona del continente, che in realtà le stagioni sono più determinate dalle piogge e dall'altitudine. Quindi non è tanto una differenza tra estate e inverno, ma soprattutto una differenza tra il periodo secco, che corrisponde alla nostra estate, e un periodo più umido, più piovoso, che corrisponde invece al nostro inverno. E naturalmente sappiamo bene che la destinazione è nota per le sue altitudini abbastanza importanti, per cui dove l'altitudine raggiunge quote significative come 3.500-4.000 metri, che sono abbastanza abituali nella parte andina, le temperature ne risentono. Per cui tu sai bene che Gianni, la mia domanda sempre che faccio a tutti i miei clienti è: vuoi viaggiare in infradito o con il piumino? La risposta necessariamente qui non è con infradito, per cui soprattutto se si vuole conoscere la parte più diciamo montuosa e che corrisponde un po' all'immaginario del Perù. In questa slide vediamo proprio in modo molto netto quelli che sono tra l'altro proprio i tre ambienti, potremmo chiamarli, del Perù, diversissimi tra loro. La costa, che è prettamente desertica. Si tratta fondamentalmente del proseguimento del deserto di Atacama, che arriva dal Cile e che continua in tutta la costa peruviana, quindi una costa veramente molto molto desertica, come vedremo tra poco, con le dune anche, con paesaggi che possono ricordare proprio altre parti del mondo. Una zona invece, quella in marrone, che è proprio la zona andina, quella che corrisponde di più all'idea che abbiamo della popolazione indigena, dei mercati, dei colori, della luce, dei 4.000 metri, e quindi quella sicuramente più visitata. E poi una grandissima parte, che è quella verde, che è l'Amazzonia. L'Amazzonia è inclusa, diciamo, in 9 diversi paesi sudamericani, per cui anche il Perù ha una grande porzione di foresta, dove per esempio ecco lì si può andare con l'infradito se non fosse perché la natura è abbastanza selvaggia, per cui non lo si consiglia, però le temperature sono quelle della foresta tropicale. Mi pare di poter dire che il Perù, cioè l'Amazzonia peruviana, è una delle Amazzonie più vere e più profonde, e penso che ce lo possa confermare anche il nostro amico Roberto, che non so se questa sera è collegato, intendo Roberto il romagnolo, amante delle etnie, perché quando lui, se qualcuno di voi ha visto la serata che ha fatto parlando anche del suo viaggio attraverso, non mi ricordo come si chiama, l'etnia della amazzonica, lui è andata proprio a vederla entrando dal Perù, quindi è andata nella zona meno turistica amazzonica del Perù. Sì, beh, Roberto ha visitato delle zone che sono decisamente molto remote. Molte etnie dell'Amazzonia sono effettivamente ancora isolate dalla popolazione, chiamiamola occidentale, o comunque più vicina ormai ai nostri costumi. E quello che possiamo dire però a proposito dell'Amazzonia peruviana è che la parte
ai piedi delle Ande, quindi l'Amazzonia, diciamo, più vicina proprio a, alla catena andina, è quella che si considera con la maggiore biodiversità, per cui c'è è una zona, diciamo, di transizione tra le montagne e la foresta vera e propria, è una zona dove ci sono tantissimi parchi nazionali, sia in Ecuador che in Perù, che in Bolivia, sono tutti paesi che hanno questo, questa fascia di transizione, sono molto interessanti, ma qua entreremmo veramente in un'altra, in un altro webinar, potremmo dedicare un'altra, un altro appuntamento a questa, a questo tipo di esperienze. Per cui troveremo la spedizione in Amazzonia e partiamo per la prossima volta. Esatto. Invece in questo video vediamo proprio quella che è un po' la, l'idea appunto di un itinerario molto classico che sinteticamente si riferisce a un tour del sud del Perù. Ricordiamo che il Perù ha una zona sud che è decisamente più frequentata, dove ci sono quelli che si considerano ormai gli imperdibili di questo paese, come le linee di Nazca, come il lago Titicaca, come Cusco e la vicina Machu Picchu, che chiaramente è sempre un po' la, la cartolina e l'icona del, del paese. Per cui questi 3-4 punti fanno sì che il tour del sud sia sempre quello più visitato. Come sappiamo bene, il turismo, soprattutto nei tempi pre-Covid, può generare anche problemi di over-tourism, come abbiamo visto in molti casi, per cui un modo, quello che proponiamo appunto in questa formula, è di vedere il Perù in un modo anche allontanandosi un pochino da quelli che possono essere i punti più affollati, cioè visitarli, ma visitarli in un modo un po' diverso, evitando di trovarsi proprio sempre gomito a gomito con i turisti. Mi pare che, come dire, sempre in era pre-Covid ovviamente, quindi in un mondo normale, avessero messo il numero chiuso al Machu Picchu, giusto? Sì, il numero chiuso a Machu Picchu era più un'idea che una realtà, nel senso che poi di fatto ovviamente i dollari interessano molto, i dollari che portano i turisti, per cui è un numero chiuso che però possiamo definirlo abbastanza generoso. Ecco, non... ecco, ho capito, sì, era un numero chiuso flessibile. Non è per pochi intimi. E adesso onestamente facciamo fatica a pensare che in questo periodo decisamente la realtà sia diversa, in effetti, e vedremo quale sarà poi dopo. Giusto proprio un paio di parole sulla capitale. Normalmente la capitale Lima funge un po' da punto di inizio e di fine, proprio per una questione pratica di collegamenti aerei, l'unica città collegata con voli con l'Europa. È una città di forti contrasti che vanno proprio dalla parte storica coloniale, è stata Lima la capitale del, dell'impero spagnolo, diciamo di tutti i territori occupati dagli spagnoli dopo Cusco, per cui Lima è una capitale che ha molta storia coloniale, con questi contrasti come vediamo anche rispetto a zone decisamente moderne come la zona di Miraflores, in cui ormai insomma le somiglianze con le città, una volta dicevamo americane, ormai dovremmo dire quasi più degli Emirati Arabi o dell'Oriente, no? Perché sono quelle più avveniristiche. Quindi è una città di molti contrasti, tra questi contrasti c'è la presenza appunto di un oceano di fronte, a volte pensiamo a Lima come una città delle Ande, almeno è diffusa questa idea, invece Lima si trova su una specie di piccolo altopiano che si affaccia sull'oceano, in questa foto superiore vediamo appunto che c'è questa scarpata che accompagna proprio fino a lungomare, e Lima è diventata una città con una comunità di sportivi. Diciamo che queste attività che vediamo qui non sono quelle che facciamo abitualmente, però chi fosse veramente adrenalinico già dalla capitale potrebbe dedicarsi a, per esempio, un volo in parapendio che può essere anche fatto accompagnato, per cui è una sorta di sorvolo veramente molto rilassante della capitale, soprattutto in questa parte di Miraflores, dove c'è una bella vista del mare, dei quartieri un po' più moderni. E chi non ha paura del freddo, dell'acqua, perché qui parliamo di un oceano decisamente freddo, la corrente di Humboldt è quella che tocca e percorre tutta la costa sudamericana ed è conosciuta per essere una corrente molto fredda che appunto caratterizza un po' tutta la situazione di deserto e di clima relativamente fresco della costa. E, essendo l'oceano Pacifico, appunto noto per le onde da surf, Lima è una città che si presta anche per questo tipo di attività, per cui proprio chi è scatenato, che non vuole avere neanche, che vuole subito buttarsi nella, diciamo, nelle attività sportive, può già trovare di che divertirsi in città. Però diciamo che
l'attenzione la porremo più su attività che sono, diciamo, più aperte a un pubblico più generale. Cominciamo a percorrere idealmente il deserto, no? Abbiamo visto in quella cartina con l'itinerario che andavamo verso sud, da Lima, un lungo percorso terrestre che normalmente è giustificato soprattutto per vedere le linee di Nazca. Queste linee misteriose che si vedono solamente dall'alto, sarebbe lungo, adesso raccontare un po' tutta la storia ci porterebbe un po' fuori strada, però diciamo semplicemente che è uno dei grandi enigmi del Perù, in queste linee che sono state disegnate dal popolo Nazca, molto prima della storia degli Incas e di Machu Picchu, e che da terra non si possono riconoscere, si vedono solamente dall'alto, che ci si chiede come potessero i Nazca vederle, visto che non conoscevano sicuramente l'uso dell'aeroplano come oggi. Ascolta, abbiamo una domanda di Cristina che ci chiede quanto sono grandi queste linee, quanto sono lunghe, cioè di che superficie stiamo parlando? Sì, sono di dimensioni diverse, però diciamo che parliamo di 200-300 metri indicativamente. Quindi un disegno di questo genere ha una dimensione, di una lunghezza di circa 200-300 metri? Sì, sì, praticamente dalla superficie si vede come un solco che sembra fatto da un aratro. Cioè, tra l'altro uno degli enigmi è come ancora oggi siano così ben visibili, ben riconoscibili. Però non dimentichiamo che questa appunto è una zona estremamente arida, dove non ci sono praticamente piogge, si sono conservate molto bene. E, come dicevo, però l'oggetto oggi dell'attenzione sono le attività che vanno un po', diciamo, al di là di quelle classiche. Questa è un'attività che si fa sempre, tendenzialmente la si fa, come abbiamo detto, con un sorvolo turistico che è previsto. Ci sono diversi modi per farlo, ma questo poi lo si vede di volta in volta quando costruiamo l'itinerario. E invece oggi possiamo appunto ricordare che prima di arrivare a Nazca, nei pressi, diciamo, di Nazca, in pieno deserto, troviamo appunto le dune di Ica. Questa è una zona di deserto molto sabbiosa, come vediamo, è caratterizzata per esempio da questa magnifica oasi che si chiama Huacachina, dove è possibile anche pernottare in una situazione abbastanza, potremmo dire, romantica, se vogliamo, anche perché effettivamente è un po' fuori da tutto, ecco, diciamo, lontana dai centri urbani, è un posto abbastanza ruspante, ecco, per chi non si aspetta grandi lussi, ci sono delle belle possibilità, ma soprattutto... È un posto prima di arrivare a Nazca? Sì, un po' prima, tra l'altro da Ica ci sono anche sorvoli delle linee, non serve neanche andare fino a Nazca volendo, ma i sorvoli delle linee ormai ci sono da diverse città, per cui la logistica appunto dell'itinerario poi può variare, però è poco prima di arrivare a Nazca. Sempre considerando che le distanze sono abbastanza grandi, il Perù è grande 3 volte l'Italia, per cui comunque una distanza da Lima a Nazca sono circa 7 ore di strada, e quindi anche un po' di più, sì, più o meno 7 ore. E, per cui insomma parliamo sempre di viaggi che hanno dei trasferimenti abbastanza lunghi. Certo. Tra l'altro il Perù ha il vantaggio, se vogliamo, di essere comunque un paese che consente di essere esplorato via terra, col vantaggio quindi di non perdere tanto tempo nei voli interni, di non saltellare di qua e di là. Ovviamente d'altro canto bisogna mettere in conto un minimo di tempo sulle strade. I trasporti sono molto confortevoli, anche quelli pubblici in Perù, si viaggia benissimo con gli autobus di linea, quindi sono percorsi che si fanno senza problemi. Sì, questo lo diciamo soprattutto perché magari ci sono i giovani che non hanno budget molto elevati, sì. Ma non è necessario assolutamente viaggiare con la jeep e l'autista privato, ma i grandi spostamenti si possono fare con questi pullman, come dire, che fanno queste grandi distanze che sono molto confortevoli. Sì, no? Sì, a volte abbiamo l'idea dei nostri Flixbus europei che sono oggettivamente abbastanza scomodi rispetto a quelli, perché in Sud America si viaggia molto in bus e quindi ci sono anche servizi confortevoli. Ci sono anche quelli che si chiamano bus cama, che sono proprio tipo letti, hanno quasi dei letti, insomma sono come delle poltrone che si reclinano fino a diventare praticamente orizzontali e che possono essere utilizzati per fare per esempio dei pernottamenti con una partenza la sera, arrivo al mattino. Certo. Questo per dire che effettivamente il Perù si presta per esempio appunto viaggi di nozze o soluzioni di viaggio individuali per fare degli itinerari anche abbastanza con dei costi relativamente contenuti utilizzando appunto questi servizi. E anche le attività che andremo a vedere
sono in gran parte collettive, con piccoli gruppi che si formano in loco, per cui si possono sempre proporre senza dover fare un servizio privato che costerebbe effettivamente molto, molto caro. Quindi mi chiedono se questa sei tu quello della foto che sta facendo l'attività. Allora, mentirei se dicessi di sì. Molte delle foto che ci sono qua in questa presentazione sono mie o sono io proprio protagonista, ma questa no. Quindi... Ah, peccato, avevi già conquistato. Vai. Ho perso qualche punto, ma mi rifarrò dopo. Niente, questa è un'attività tipo un gioco. Non ci sono grandi... ovviamente chi ha un po' di abilità può divertirsi di più, o chi meno gioca semplicemente. Ci sono anche persone che lo fanno semplicemente un po' a mo' di Bob, con le chiappe, insomma, piuttosto che coi piedi sulla tavola, ed è un modo per vivere un po' queste dune in modo un po' diverso. Ci tengo tra l'altro a fare una considerazione. Qui, come altrove, purtroppo sta diventando molto abituale l'uso di quad, di un buggy, tutte formule di escursione che sono molto inquinanti, molto rumorose, molto distruttive per questo equilibrio, questo ambiente molto delicato. E io cerco di evitare, se possibile, di vendere questo tipo di soluzioni. Perché la tavola non crea ovviamente nessun tipo di disastro, perché in pochi minuti il vento ricompone quella piccola scia che si è lasciata. L'uso continuativo invece di tutti questi quad, oltre al rumore proprio di queste moto infernali, io non sono molto favorevole a questo tipo di attività. Proseguendo il viaggio, ovviamente, appunto, le domande stanno arrivando e invito a mia volta a farne e a interrompermi quando volete. Abbiamo tanto da vedere, per cui andiamo un po' spediti. Proseguendo il viaggio su terra, un altro trasferimento abbastanza lungo, ma bello perché si comincia a salire. Arequipa è una città magnifica, è il primo contatto con una vera città coloniale in un contesto paesaggistico molto bello. Come vediamo, alle spalle della città c'è il vulcano Misti, che domina la città con 6.000 erotti metri, quindi parliamo di, insomma, le Ande sono delle montagne serie. E Arequipa è una città molto interessante, anche appunto per il fatto che si trova a un'altitudine media, 2.400 metri, per noi sono tanti, ma in realtà in Perù sono pochi, e quindi un posto molto indicato per un primo acclimatamento. Una tappa qui io consiglio sempre due notti, almeno due notti, oltre che è ampiamente giustificato, ma anche proprio per consentire di salire con un po' di progressione e non avere troppi problemi poi di tachicardia, di nausea, tutto quello che può creare l'altitudine, no? Qualche piccolo disagio è inevitabile, però ovviamente facendolo con attenzione si riduce al minimo. Arequipa è la porta di accesso a uno dei posti più affascinanti del Perù. No, io volevo soffermarmi su questa foto con lo scalatore andino che è giunto in cima. Notevole questa cosa qua, sì sì. Hai appena posato gli scarponi, giusto? Sì, esatto. Sì, qui possiamo fare tutto i racconti che vogliamo, quelli più arditi, se vuoi. Dopo li faccio io in chat privata. Ok, siamo al Canyon del Colca, scusami. Quindi siamo Canyon del Colca, il regno del Condor. In realtà il Canyon del Colca è tanta roba, come si suol dire, perché arrivando appunto dalla costa è il primo contatto con un po' quello che è la sintesi del Perù. C'è l'aspetto paesaggistico, è uno dei più profondi canyon del mondo, tutti conosciamo il Grand Canyon degli Stati Uniti, ma in realtà il Canyon del Colca, insieme ad altri canyon di questa regione, sono molto più profondi, parliamo di 3.500 metri di profondità. E sono lì le statistiche, le classifiche variano un po', però si dice che sia tra i primi due o tre più profondi al mondo. Ma qui ormai è che paese che vai e ti trovi la piazza più grande, il palazzo più alto, perché se tu sai che se vai in Francia il Canyon del Verdon è considerato il più profondo del Grand Canyon, quindi è come dire, esatto. I francesi ce l'hanno. Lo so. Tu qua il nostro mitico. E poi c'è una selva di secondo più profondo, secondo più grande, secondo più lungo, che sono tutti secondi, anche quello è interessante. E quindi il protagonista appunto è il Condor, ma oltre a questo sono già le popolazioni locali, perché nel Canyon del Colca ci sono delle comunità molto interessanti che conservano ancora molto bene le tradizioni,
ma qui siamo concentrati sulla parte più dinamica, attiva e sportiva, per cui è un luogo magnifico per fare trekking, per esempio. Ci sono diversi motivi che spingono, per esempio, a pernottare alcune notti in questa zona, che molto spesso viene visitata un po' in fretta, semplicemente per vedere il condor e poi proseguire. Ma se si pernotta un paio di notti, si possono fare delle attività molto interessanti, come dei trekking in zone che sono, queste sì, ancora abbastanza poco esplorate. Vero, scusami, vero, ti interrompo, vero che abbiamo quasi la certezza di vedere il condor e non di vederlo a 3.000 metri d'altezza e noi a piano terra, che di certo. Vedere il condor proprio, vero? Dici bene, allora il condor si vede ovunque nelle Ande, ma normalmente è un puntino che ti devono, così, devi fidarti quando ti raccontano che quello è un condor e tu vedi un puntino nero del cielo. Alla Cruz del Condor, che è proprio un punto specifico del canyon dove si restringe la parte più stretta del canyon, c'è una, potremmo dire, una colonia che vive proprio in modo stabile lì e che vive lì perché ci sono le condizioni perfette per il volo dei condor e soprattutto il decollo dei condor. Non dimentichiamo che il condor ha un'apertura alare talmente ampia, circa 3 metri, anche di più, ma normalmente le specie adulte hanno circa 3 metri di apertura alare, non possono decollare da un terreno piatto, perché le ali semplicemente non gli consentirebbero proprio di sollevarsi per la lunghezza. Quindi deve trovarsi sempre in una specie di promontorio con delle correnti particolari che gli consentono di partire. Perfetto. Queste condizioni si trovano proprio in questo punto, per cui effettivamente, come dici tu, è quasi certa la possibilità di vedere il condor, e non solo, di vederlo da molto vicino. Adesso, tra l'altro, questa foto l'ho fatta io, e così come tante altre, sono immagini molto facili da riprendere. E può capitare di vedere anche molti uccelli insieme che volano veramente a pochi metri di distanza. Questo salvo la stagione in cui piove molto. Se piove molto, il condor sta a casa, non esce. Ok, guarda Netflix. Sì, credo che abbiano Netflix ormai nella loro tana. Sì, sì, sì. E l'immagine è magnifica, questo trekking mi ispira molto. Sì, queste sono attività che per esempio organizzano diversi lodge del canyon, che si trovano all'interno di questa zona, e chiaramente bisogna avere un po' di tempo per poterlo fare. Infatti quello che va detto è che quell'itinerario classico che abbiamo visto prima nella mappa, che si può fare, se apriamo un qualsiasi catalogo dei vari operatori, vediamo che dura 11, 12 giorni, 13 giorni, si può fare. Se vogliamo farlo però con queste attività, chiaramente diventano 3, 4, 5 giorni in più e sono ampiamente specificati. Cambia veramente un po' il modo di vivere l'esperienza. Ma un'attività che mi piace tantissimo proporre, molto semplice, molto divertente, è quella del mountain bike nella discesa che porta verso il canyon. Nella discesa, giusto? La discesa, è un downhill, come si dice in inglese. Allora, il canyon del Colca lo si raggiunge dall'alto, perché quando da Arequipa si parte verso il canyon, prima si raggiunge un punto molto alto che supera i 4.000 metri, e poi si comincia a scendere dietro a questo passo verso il canyon, per cui lo si raggiunge da un punto panoramico magnifico. Questo percorso, una strada asfaltata proprio, che ha pochissimo traffico perché il traffico passa su altre direttrici, lo si può fare con una discesa in bici che dura un paio d'ore e che non presenta fondamentalmente grandi difficoltà, tenendo presente che se il cliente ha voglia un po' di divertirsi anche su percorsi un po' più tecnici, lo si può fare, perché ci sono diverse deviazioni rispetto al percorso principale. Se no, semplicemente si scende a velocità abbastanza sostenuta, ma tranquillamente, per un percorso in cui ci sono questi incontri come questo, in cui si vede un paesaggio magnifico, appunto, che sono gli scorci del condo, del canyon, fino ad arrivare a Chivay, che è il punto, diciamo, il centro abitato più importante. E questa è un'attività che facciamo praticamente ormai quasi abitualmente, quindi è proprio abbiamo una grande esperienza. Bellissima. Vai. Come dicevo, se la persona vuole fare un percorso sterrato, si può fare, come in questa immagine. Non sono percorsi tecnici, non parliamo comunque di mountain bike estremo. Tutto quello che vediamo oggi sono sempre attività che sono semplicemente per persone che hanno voglia di sporcarsi un po' di polvere, ecco, diciamo così.
Bellissimo. E non dimentichiamo che uno dei grandi motivi per andare al Canyon del Colca sono anche le terme, non questa ragazza che c'è nella vasca, che magari qualcuno potrebbe pensare che sia l'attrazione, invece sono le terme, e alcuni dei lodge che si trovano nel canyon si sono sviluppati proprio intorno a queste sorgenti naturali, che sono state utilizzate per creare delle vasche proprio lungo il fiume. Questo nello specifico è il Colca Lodge, che a me piace moltissimo, una struttura non lussuosa ma splendida, per cui un rapporto qualità-prezzo veramente eccellente. E qui si può appunto pernottare da un minimo di una notte, ma meglio due, e poter fare appunto alcune delle attività come quel trekking che abbiamo visto prima e anche tante altre. Loro hanno anche cavalli, si possono fare le passeggiate a cavallo, si possono fare diverse visite anche a villaggi per conoscere un po' meglio la vita delle comunità. Per cui questo è un punto che consiglio veramente di dedicare un po' più del minimo sindacale a questa tappa. Anche proprio ci chiedono a che altezza siamo qui, quindi se ci sono dei problemi di altezza in queste vallate qui. Sì, allora, questo in quella logica di progressione graduale di altitudine, siamo passati dai 2.400 metri di Arequipa a circa 3.200-3.300 di Civaiche, dove si pernotta qui nel Kenya. Ok. E a questo punto arriviamo invece a un punto effettivamente molto elevato, il famosissimo lago Titicaca, che si trova a 4.000 metri di altezza, il più grande lago navigabile del mondo, così viene definito, è famosissimo per la presenza dei popoli Uros, che sono quelli che vediamo nella foto. La storia di questo popolo è magnifica. È vero che oggi è diventato un pochino turistica questa esperienza, no? Molti si lamentano del fatto che questa popolazione ormai mantiene queste proprie tradizioni un pochino a fini turistici. Questo è vero, però va detto che effettivamente la storia che hanno vissuto è straordinaria, perché questo popolo, per evitare di essere conquistati dagli Incas, hanno scelto di vivere sull'acqua, materialmente, perché hanno costruito delle isole galleggianti, su cui vivono ancora, appunto, diciamo, oggi con un po' meno giustificazioni, quantomeno non c'è più la minaccia degli Incas, e costruendo queste isole proprio da zero, utilizzando la totora. La totora è questa sorta di giunco che cresce in abbondanza, lo si vede anche sullo sfondo, tutte le rive del lago sono piene di questo tipo di canna, con cui praticamente costruiscono tutto, dalla base delle isole, dove intrecciano queste canne e le sostituiscono costantemente, proprio perché poi marciscono, quindi nel tempo richiedono un enorme lavoro di manutenzione. Così come le loro case, così come le barche, sono degli straordinari costruttori di barche, per cui tanto rispetto per questa popolazione. E oggi, se vogliamo, il turismo permette ancora di mantenere questo tipo di tradizione che forse sarebbe sparita. Ascolta, ma questa barca portantina che appoggia su due banane giganti o due cose, tu hai fatto il re appoggiato su questa barca? Allora, questa è una delle... Sì, è uno dei, diciamo, dei paradossi, come abbiamo detto, un po' del turismo. Allora, loro sono degli straordinari costruttori di barche, e le barche che vediamo banana in realtà sono barche tradizionali costruite con la stessa totora. Poi vengono, diciamo, rese un pochino così, un po' strane con queste strutture che servono per portare effettivamente i turisti. Quindi questa è l'immagine dove appunto io volevo raccontare un po' la storia, che secondo me comunque è sempre veramente significativa, e al tempo stesso riconoscere che è diventato un luogo un pochino turistico. Normalmente la visita si svolge con questi barconi che partono da Puno. Puno è la città di riferimento appunto per tutte le attività sul lago. Questi barconi partono continuamente e raggiungono le isole. Ovviamente si tratta di un'escursione abbastanza massificata. Io propongo di farla così. Si raggiunge un punto che è già abbastanza in direzione della zona degli Uros. Tra l'altro qui non c'è una mappa del lago, però il lago Titicaca è costituito fondamentalmente da due parti. Un lago interno, potremmo dire, che è una zona abbastanza chiusa e protetta, dove si trovano le isole degli Uros, e poi una parte più aperta, diciamo di lago aperto, dove invece, insomma, è tale la dimensione di questo lago che diventa quasi un mare, per cui andare in kayak nella parte esterna non è tanto consigliabile, perché ci
possono essere veramente onde e correnti, mentre qua si naviga nella parte interna, dove tutto sommato in genere l'acqua è tranquilla, non ci sono delle condizioni così difficili. Per cui facciamo una navigazione molto tranquilla, in un'oretta, ma anche proprio meno, ma tutto molto rilassante, si fa questo avvicinamento alle isole. Isole che si raggiungono proprio in un modo ben diverso rispetto al barcone a motore, per cui intanto si raggiungono con dei piccolissimi gruppi. Molto spesso poi, per esperienza, quando abbiamo dei clienti vanno anche solamente due. Cioè potrebbero esserci altre persone, ma essendo una modalità ancora abbastanza particolare, non c'è un grande pubblico che la scelga. Per cui molto spesso ci può capitare di arrivare solamente in due alle isole. Chiaramente gli Uros sono preparati a ricevere i barconi per vendere anche souvenir, eccetera. Quando arriva un kayak la visita è un pochino più autentica, no? Si riesce a viverla un pochino meno da industria del turismo. Quindi questa è da un lato una bellissima attività proprio perché si può vivere il lago, la luce del lago, i colori del lago in modo diretto, no? Siamo proprio a contatto quasi con l'acqua. E al tempo stesso permette di visitare queste isole in un modo un pochino più discreto. Comunque sul lago c'è sicuramente tanta gente, ma io sono stato ormai veramente tanti anni fa e devo dire che il lago Titicaca comunque ha un suo fascino. A prescindere dal fatto che è altissimo, che puoi fare la navigazione, arrivare dall'altra parte, trovi o sei vicino alla cittadina di La Paz in Bolivia, cioè hai tanti aspetti che lo rendono veramente unico al mondo. A me è sicuramente. Ma infatti per forza di cose poi in queste occasioni noi stiamo semplificando, stiamo riducendo, per quanto si parli di soluzioni un po' insolite, in realtà ce ne sono tante altre, per cui ci sono anche dei modi per pernottare per esempio sulle isole del lago, anche presso delle comunità locali. Sì. Non mi piace molto pernottare sulle isole galleggianti perché comunque è veramente un po' poco pratico, però ci sono delle isole vere e proprie, che per esempio l'isola di Amantani è un'isola dove c'è la comunità, che è una comunità rurale, che è molto accogliente, si può pernottare proprio in piccole case locali, e questa è un'altra esperienza che facciamo molto spesso con chi vuole entrare un po' più in contatto con la parte proprio della gente. Oh. E qui arriviamo in un luogo che meriterebbe davvero una settimana per raccontarlo bene e tutto. Qui siamo a Cusco, la Plaza de Armas o Piazza della Cattedrale, uno dei luoghi più belli veramente dell'America Latina, una delle città coloniali più belle in assoluto, una città che ha una storia, un fascino straordinario. Ricordiamo che Cusco è stata prima la capitale degli Incas e poi è stata anche la capitale proprio degli spagnoli, per cui è la città che fonde in modo pieno e assoluto proprio la storia di questi popoli, no? Nel bene e nel male. No? Molto spesso ricordiamo che gli spagnoli hanno devastato queste zone, hanno sterminato popoli, però per fortuna hanno lasciato anche delle meraviglie architettoniche e poi non dimentichiamo che gli Incas hanno fatto un po' quello che hanno fatto gli spagnoli dopo. Gli Incas hanno fatto tabula rasa della maggior parte delle comunità che erano presenti in Perugia prima, e infatti poco fa abbiamo parlato degli Uros che sono proprio si sono rifugiati dove non esisteva terra pur di evitare di essere conquistati. Quindi Cusco è veramente un luogo di un fascino incredibile. Io dico sempre che non è mai troppo il tempo che si dedica a questa città. Tra l'altro è un mix perfetto tra vita locale e anche sofisticazione, diciamo, no? Il turista trova bellissimi hotel boutique recuperati da palazzi storici, restaurati veramente con buon gusto. Vale che ci siano anche degli ottimi ristoranti, perché non l'abbiamo detto, ma il Perù è uno dei punti nevralgici della nuova cucina sudamericana, sì, giusto? Sì, bene. E questo si spiega facilmente con quello che abbiamo visto all'inizio. Il Perù ha una varietà di geografia e di paesaggi così grande, che va dal mare, che è tra i più pescosi del mondo,
una zona desertica, una zona di altitudine, una zona amazzonica, questo genera una varietà enorme di prodotti freschi che si combinano, appunto, che si trovano nella cucina peruviana, che giustamente è diventata molto famosa negli ultimi anni, grazie anche a tutta una serie di chef che sono diventati famosi e che l'hanno resa più conosciuta e sicuramente, appunto, un po' più sofisticata rispetto a quello che era prima. Cusco è una capitale gastronomica meravigliosa e tra l'altro, considerando che il costo della vita è un po' più basso rispetto a quello europeo, ci si può permettere anche di andare, insomma, di trattarsi bene senza essere proprio spennati come capita qui magari in ristoranti stellati. Che non è mai una brutta cosa. Esatto. Allora, qui, dicevo, ci vorrebbe una settimana per raccontare tutto quello che si può fare a Cusco e dintorni. Qui raccontiamo semplicemente alcuni cenni. Per esempio, una cosa veramente bellissima per chi ama un po' il brivido ed eventualmente combinato con un po' di romanticismo. Ho un po' sempre in mente gli sposi, no? Perché questo viaggio abbiamo detto che si presta molto bene e di fatto è un top seller ormai per il profilo dei viaggi di notte. Questo è lo Sky Lodge, questo è uno degli hotel più insoliti veramente del mondo. Sono delle cabine che sono letteralmente aggrappate a una parete e non c'è l'ascensore. Questo appunto oggi parliamo di un tour sportivo, per cui per arrivare qua si sale, come vediamo nella immagine di sinistra, in alto. Cioè, questa è una via ferrata che porta a questo lodge veramente unico, in cui poi tutto è sospeso praticamente. Quindi c'è la reception, potremmo dire, la zona comune, che è quella che vediamo in basso a sinistra, con i tavolini che si affacciano veramente sul vuoto, e poi soprattutto le cabine dove si dorme, che sono sospese nel vuoto. Quindi questa è un'esperienza decisamente romantica, no? E un po' adrenalinica, come abbiamo detto. Sì. Se qualcuno ha paura, ti si stringe vicino, questo avanzante strano. Io penso sempre a come le hanno costruite queste strutture. Sì. È magnifico questo posto. Sì. Magnifico. Io andrei già lì. È sempre, come ti piace dire a te, instagrammabile, no? Prova a dirlo. Instagrammabile, sì. L'hai imparato di dire, non mi piace troppo. Quindi abbiamo una domanda, ma soggiornare in un posto del genere, dopo esserti fatto anche il tombino per salire, dopo aver subito, come dire, shock, si paga caro. Le vertigini e quant'altro, ovviamente costa, ha un costo molto elevato dormire in un lodge così, chiede chi è Erika. Sì, non costa poco, adesso è un prodotto che in effetti non si vende proprio tutti i giorni perché ha dei costi importanti e ha una unicità che si paga. Ci sono diverse soluzioni, fondamentalmente lo si fa per una notte perché non ha molto senso farlo per più tempo, è l'esperienza abbastanza unica, sì, si fa pagare abbastanza cara. Ok. Però si può sempre considerare come una sorta di optional, no? Una soluzione che si aggiunge eventualmente se, per esempio, se una lista notte è stata più generosa del previsto, si può sempre pensare di aggiungere senza dover modificare molto l'itinerario. Senti, questa cosa interessa molto perché c'è un'altra domanda tecnica che arriva da Pietro, ma i servizi igienici? Beh, qui ci sono i servizi igienici. All'aria aperta? Ovviamente sono al chiuso, cioè, è come un camper, alla fine non è tanto diverso. Ovviamente c'è un servizio poi di raccolta. Ecco, no, non sono i clienti a doversene occupare dello scarico poi dei propri, possiamo dire questo. Quindi la tariffa include anche lo staff se ne occupa, non dobbiamo preoccuparci di riportare poi giù anche tutto quello che abbiamo lasciato. Una cosa intriga molto, Barbara da Facebook ci dice quanto è difficile salire, cosa sono, quanto ci vuole salire? Allora, ci vuole un'oretta più o meno. Allora, non è difficile, basta non soffrire di vertigini. Non l'avevo capito. È molto sicuro perché alla fine si tratta di una via ferrata solida, stabile, con la corda, quindi in realtà è una salita comunque. Allora parliamo piuttosto di un altro aspetto, l'altitudine, perché tutto si relaziona con l'altitudine in Perù. La Valle Sacra è più bassa, non abbiamo detto, Cusco è 3.400 metri, quindi una tappa abbastanza elevata, non è come il lago Titicaca, per cui siamo scesi leggermente rispetto al lago, però comunque Cusco è ancora una città con un'altitudine importante. La Valle Sacra è più bassa, la Valle Sacra è la valle di collegamento tra
Cusco e Machu Picchu. Molto spesso si pensa a Machu Picchu come un posto altissimo, in realtà Machu Picchu è basso, è a 2000 metri, per cui da Cusco si scende a Machu Picchu e non a caso, come vedremo poi più avanti, Machu Picchu è anche qua è già più verde, Cusco è una città più arida perché è più alta, qua si comincia a scendere in una zona subtropicale potremmo dire, e Machu Picchu appunto è già un clima subtropicale, per cui tutte queste attività tutto sommato non sono così condizionate dall'altitudine, cioè fare uno sport a Cusco è più pesante che farlo in Valle Sacra, ci sono comunque 800 euro, euro no, 800 metri in meno di altitudine, per cui è più facile. E quando si arriva qua, dopo già 10 giorni o una settimana di 4000 metri alle spalle, non si soffre per niente, cioè l'altitudine non si sente più. Sei già abituato, certo. Sì, sì. Bene, se qui continuano ad arrivare domande non arriviamo alla fine su questo orologio. Vai. No, anche perché parliamo di cose più fattibili, nel senso questa è una cosa veramente che la si fa abbastanza raramente. Invece adesso entriamo in quello che sono le attività che effettivamente è un peccato non fare. Tra l'altro chi ha viaggiato diciamo con gli sposi, soprattutto appunto che hanno viaggiato con questo itinerario, sanno che io divento quasi cattivo su certe cose, cioè io obbligo le persone a fare certe esperienze perché secondo me sono talmente imperdibili che una persona che ha delle buone condizioni di salute, fisica, eccetera, non può non farle. Una di queste è appunto visitare Machu Picchu in un modo un po' insolito. Qui vediamo in questa mappa la logistica di come si arriva a Machu Picchu, proprio solo gli ultimi metri potremmo dire, l'ultimo miglio, perché Aguascalientes, che vediamo a destra, è la cittadina, diciamo, di servizio, come potremmo dire, la nuova Machu Picchu, infatti si chiama, tra l'altro stanno cercando di trasformare il nome in Machu Picchu Pueblo, ma di fatto tutti la chiamano ormai Aguascalientes. Aguascalientes è il capolinea della linea ferroviaria che arriva da Cusco, per cui è il punto obbligato per arrivare a Machu Picchu. Da Aguascalientes a Machu Picchu c'è questa serpentina che vediamo, col mouse, forse lo vedete anche voi. Si vede, ok. Che viene percorsa da decine e decine di minibus che fanno lo shuttle da Aguascalientes a Machu Picchu Rovine in circa mezz'ora di viaggio. Adesso, gli incubi sono altri, però comunque questo è un po' un tormento fare questa cosa qua, perché quando si arriva ad Aguascalientes si comincia a trovare una situazione del genere. Sempre ante Covid, ovviamente, perché certo. Il mondo del futuro non lo conosciamo ancora, e potrebbe avere anche qualche vantaggio, chi lo sa, speriamo, perché sennò è veramente solo sofferenza per noi. Quindi in alto a destra vediamo la scena tipica di coda per prendere il minibus, che come vediamo ce n'è uno dopo l'altro, e poi ci si avventura su quella stradina che abbiamo visto, si arriva alle biglietterie delle rovine, che sono queste qua sotto, e si fa un'altra coda. Quindi pensare che 9,9 viaggiatori su 10 vanno in Perù con il sogno di Machu Picchu, con questa immagine un po', diciamo, iconica e, se vogliamo, romantica di queste rovine, trovarsi intruppati in questo modo ovviamente toglie un po' di magia. Penso che chiunque sia d'accordo. Ed è per questo che... Ce lo fai vedere? Eh? Aspetta, eccola. Ok. Quindi io qua divento, come dicevo, cattivo in genere e obbligo semplicemente le persone a farlo in modo diverso. Qui cominciamo a parlare del cammino Inca. Parlare di cammino Inca in realtà è parlare come delle strade romane, cioè l'antica Roma aveva una rete di strade che portavano un po' in tutte le parti dell'impero e qui è la stessa cosa. Cusco era l'ombelico del mondo, come dicevano gli Inca, era il punto di partenza di una rete di strade che erano fondamentalmente dei sentieri in pietra che servivano sia per collegare proprio materialmente le diverse zone dell'impero Inca, ma anche proprio per i messaggeri che percorrevano queste strade a piedi per portare la posta, potremmo dire, no? tra una città e l'altra. Quindi oggi questa rete di cammini in parte è ancora utilizzabile e il cammino più famoso è quello che appunto porta da Cusco a Machu Picchu. È un cammino lungo, è un cammino che per farlo interamente richiede giorni, per cui senza voler arrivare per forza alla soluzione dei giorni di cammino, che vuol dire pernottare in tenda, vuol dire portarsi dietro parecchio materiale, eccetera, eccetera,
io chiedo, normalmente propongo, diciamo, non voglio diventare troppo, troppo duro, suggerisco normalmente di fare almeno la parte finale di questo cammino, che vuol dire praticamente nella stessa giornata camminare e arrivare già alle rovine di Machu Picchu, senza dover pernottare lungo il percorso. Quindi in un totale di 5 o 6 ore di cammino, di cui solamente le prime due un po' faticose, quindi quando si è ancora freschi si fa un po' di salita. Queste sono le immagini appunto delle viste che si trovano lungo il percorso. Come vediamo, la vegetazione è abbastanza rigogliosa perché, lo dicevo prima, non siamo in alto, quindi qui non c'è tanto problema dell'altitudine. Non siamo neanche tanto bassi, perché comunque il punto più alto in questa formula della giornata si toccano 2700 metri, però come dicevo prima, si arriva talmente già abituati, preparati, che in realtà non è un problema. Anzi, sarebbe molto faticoso camminare con un'altitudine più bassa, perché vorrebbe dire affrontare un gran caldo, l'umidità, quindi invece il clima è molto temperato. Allora, io ti ho visto venderlo questo viaggio, devo dire che tu non insisti molto, ma insisti e fai terrorismo psicologico talmente alto sul numero di persone che affluiscono nella maniera standard col pulmino, che oggettivamente, come dire, se uno cammina non può non accettare la proposta. Sì. Devo però anche dire che le persone tornano in maniera a casa. Stavo per dire, non ho mai avuto un reclamo di questo, per cui... Guarda, io l'ho fatto e devo dirti che mi sono quasi messo a piangere, perché c'è un punto del cammino, nella parte finale, in cui tu ti giri l'angolo, diciamo così, o fai una curva, e vedi il Machu Picchu di fronte a te. E quello è un momento magico, cioè veramente ci sono dei momenti, no, nei viaggi che sono particolari. Questo devo dire veramente che è unico, quindi assolutamente sì. Due domande, così ti lascio andare avanti, perché abbiamo Pietro che ci chiede se il cammino degli Inca si può affrontare da soli o necessita di una prenotazione. Sì, sicuramente ci vuole la prenotazione, ma tu ci dirai meglio questa cosa. Sì, questo è a numero chiuso per davvero, si fa sempre solo con guida e sempre in gruppo, sono piccoli gruppetti a cui fa capo una guida locale, sempre una guida bilingue che parla spagnolo e inglese. È l'unica formula con cui si può fare, non si può andare in autonomia. Tradu, giustamente tu dicevi le viste, eccetera, qua rischiamo di fare anche un po' di spoiler, come si suol dire, però diciamo che poi la realtà è sempre molto diversa e molto più ricca rispetto all'immagine. Queste sono tutte foto che ho fatto io, sono i canyon che ricordano già effettivamente quello che è il paesaggio di Machu Picchu, ma come dicevi tu, Machu Picchu non si vede per molto tempo, per gran parte di questo percorso, si cammina semplicemente, ecco, questa è sempre l'idea del cammino, no? Questa è già la parte un po' più pianeggiante, prima c'è una salita per arrivare qua. E la cosa bellissima anche di questo cammino è che si raggiungono dei siti Inca che sono raggiungibili solamente a piedi. Questo è veramente anche parte della magia. Questo è il sito di Huayna, che è un magnifico anfiteatro tutto terrazzato che si raggiunge solamente camminando, per cui qua non si può arrivare in altro modo. E come vedete, guardate le persone che ci sono. E questo, cioè, io l'ho fatto in una stagione molto frequentata, cioè a Machu Picchu in questo momento in cui ho scatto la foto c'è il pienone. E qua sono poche persone, per cui ovviamente essendo tutti i gruppetti, quelli che camminano, vengono scaglionati e si vede ogni tanto qualcuno, ecco, è difficile trovarsi in mezzo alla folla. Abbiamo scatenato qualche domanda. Allora, la prima è se bisogna essere allenati. Rispondo io, se mi permetti, che perché tu sei troppo talebano, nel senso che sei troppo di parte. No, non bisogna avere una preparazione atletica e bisogna essere delle persone che, come dire, amano comunque camminare. Cioè, se uno sta solamente seduto in ufficio e in casa dal mattino alla sera per 364 giorni all'anno e non fa minima attività sportiva, ma anche solo, come dire, delle camminate, delle passeggiate lunghe, allora qui può trovare delle difficoltà. Altrimenti non è un cammino che comporta delle difficoltà estreme, perché sono, mi pare, 5 ore, mi pare, qualcosa del genere. Sì, qualcuno si spaventa magari davanti alle 5 ore, però ricordiamo che sono 5 ore fatte con tutta calma, in cui ci sono diversi momenti di pausa, di relax, si fa un box lunch durante il percorso, ci sono queste visite lungo il percorso a diversi siti, quindi è una giornata che trascorre in tutta tranquillità. L'ho detto prima, le prime 2 ore sono oggettivamente un po' faticose e si capisce facilmente il perché da questa immagine qua.
nella mappa di poche slide fa vedevamo quel famoso zigzag che vediamo qui. Allora, a Machu Picchu, facendo il cammino Inca, ci arriviamo dall'alto. Questa è la magia che tu dicevi prima. Esatto. Perché evitiamo completamente quel percorso obbligato che si fa col minibus, arrivandoci direttamente da sopra. Per cui questo cambia completamente la prospettiva proprio del... La cittadella è là in fondo. Sì, è quella che si vede là al fondo, no? Io non voglio neanche soffermarmi troppo su questa immagine, perché mi piace pensare che poi la gente la possa vivere dal vivo. Però per far capire che effettivamente noi vediamo qui quella mappa che abbiamo visto poco fa e siamo sopra quello zigzag di tornanti, siamo già dall'alto. È veramente incredibile, sì, sì, assolutamente. Senti, una domanda che rientra parzialmente in questo discorso, ma mi chiedono... Si arriva al Machu Picchu, se uno fa il cammino standard, solamente con questi pulmini o c'è la possibilità di avere anche dei servizi privati? No, i servizi privati non sono permessi. L'unica alternativa, se ricordo bene, è dormire nell'albergo che c'è, l'unico lodge che è di fronte al Machu Picchu, sì. Giusto, no? Sì, allora, sì, però va detto che per arrivare lì si fa allo stesso modo. Cioè, allora, in un mondo ideale... E se diciamo la persona ha voglia di affrontare una spesa abbastanza importante, potrebbe fare così, può fare il cammino Inca e poi pernottare quando arriva a Machu Picchu al Belmont Sanctuary Lodge, che è l'unico hotel che si trova direttamente alle rovine, cioè sopra ad Aguascalientes, proprio in prossimità della biglietteria del sito archeologico. Non con vista alle rovine, non c'è la panoramica, la camera non ha la vista sulle rovine, questo non esiste, però è direttamente dove si entra praticamente. Quindi questo vuol dire arrivare, godere ancora, tra l'altro, quando si arriva a Machu Picchu a piedi, si ha ancora un po' di tempo prima della chiusura e si arriva in un orario in cui i gruppi fondamentalmente sono già andati via. E siccome si arriva relativamente tardi, perché la giornata ovviamente si è dedicata a questa esperienza, la visita vera e propria delle rovine la si fa la mattina dopo. Quindi, la mattina dopo, se si dorme ad Aguascalientes, si è costretti a vivere quella piccola sofferenza del minibus. Sì. Ma come dicevo, chi decide di fare le cose veramente senza badare a spese, può pernottare al Sanctuary Lodge e trovarsi già al mattino successivo davanti ai cancelli delle rovine. Però poi, costa 700 euro a notte a camera quella cosa lì. Una cosa che non hai detto e che è importante, poi finiamo il discorso di Machu Picchu, se no andiamo avanti troppo a lungo, è che comunque per affrontare il cammino ci sono sempre le foglie di coca, che quelle comunque sì, masticano per 5-6 ore e l'aiuto, come ci ricorda qualcuno, ce lo danno, insomma. Se loro lo fanno è perché... Allora, i metodi sono effettivamente tanti e il più noto è la foglia di coca, che in Perù è come la caramella qua, cioè non è una cosa assolutamente abituale l'uso di foglie di coca, non di cocaina naturalmente, ma di coca. Coca essiccata, ma semplicemente, scusate, la foglia proprio in bocca rilascia una sostanza che comunque aiuta a non soffrire più di tanto gli effetti dell'altitudine. Ma gli effetti ne fa pochi ed è cattivissima, se posso dirti, quando io l'ho provata. Ma è pessima, è vero, sono d'accordo. Tra l'altro c'è un bellissimo museo, che è piccolo, proprio familiare, che è il Museo della Coca, che racconta tutti gli usi che si fanno, assolutamente legali, della coca in questa parte del mondo. Va bene, chiudiamo qua il discorso di Machu Picchu. Volevo solo dire ancora una cosa, che torna indietro, a parte il personaggio poco raccomandabile, questa è la vista che tu hai quando arrivi al Machu Picchu camminando. Esatto. E questo penso che dica tutto. Vai alla bellissima ragazza che c'è dopo. Sì, questo ricorda il tuo sfondo. Che non sei tu? No, sono io. Questa gentile concessione proprio di una nostra cliente che ha fatto esattamente il viaggio che stiamo vedendo, grosso modo. E questa è la ormai arcifamosa e super instagrammabile montagna Arcobaleno. È una destinazione che è esplosa in pochi anni dal nulla, proprio dall'essere totalmente sconosciuto. Questo luogo è diventato tra i più celebri del Perù grazie proprio all'effetto virale delle foto sui social. Nel titolo ho scritto per chi sì e per chi no, perché qui
siamo effettivamente molto in alto. La fama di questo posto ha oscurato un po' le difficoltà che ci sono per raggiungerla. Qui siamo a 5.000 metri, grosso modo proprio 5.000. E quindi questo comporta effettivamente, insomma, alcune osservazioni importanti. Chi ha un po' di problematiche di qualunque tipo, di pressione alta, di cardiaci, di anche semplicemente un po' di preoccupazione e di ansia, è meglio che non vada, perché effettivamente qui l'altitudine si sente come. Oltretutto, fino a poco tempo fa non si poteva raggiungere in giornata questo posto, era necessario camminare per molti giorni. E adesso invece ci sono delle strade che portano abbastanza vicine e quindi è diventato effettivamente un super classico, potremmo dire, soprattutto del pubblico giovane. E già soffre o soffriva di overtourism. Infatti questa escursione si può fare in due modi. Beh, intanto una piccola premessa. Per raggiungere questo posto si attraversa una zona magnifica del paese, una regione molto tradizionale ancora. Si attraversano paesini proprio dove i turisti ancora sembrano non esserci. E, ci sono scene di vita quotidiana come queste che sono magnifiche, no? Sembra un po' fuori dal tempo. E gli incontri che si fanno lungo la strada sono questi. Strade sterrate, traffico, come vediamo, da ora di punta. Questa è un'immagine che ho fatto io proprio da dentro la macchina, per cui sono scene abituali per raggiungere questo punto. Però, dimmi. Dicevo magnifico. Ah, sì. Per il semaforo immagino che c'era sotto. Sì, sarebbe consigliabile ormai mettere un semaforo perché diventa difficile capire chi ha la precedenza. Quindi arrivare qua è una piccola avventura, però adesso si può arrivare in giornata. Da quando si può fare l'escursione in giornata, questo posto è diventato effettivamente un'esplosione di turisti, tanto che sono nate alcune alternative che sono fondamentalmente due. Allora, molto simili. Se noi andiamo su internet e vediamo appunto Montagna Arcobaleno, si tendono a confondere, però in realtà ci sono due diverse escursioni. Una si chiama Palcoio e l'altra si chiama Vini Cunca. Quella più famosa che abbiamo visto nell'immagine del tuo sfondo è Vini Cunca, quella proprio che è stata resa celebre dai social. Palcoio è una nuova alternativa che fondamentalmente è la stessa zona, no? Di fatto è la stessa identica caratteristica di questa montagna. Sono minerali, no? Sono strati di minerali che generano questo effetto magnifico cromatico. E Palcoio ha diversi vantaggi. È un pochino più basso, siamo a circa 4.850-4.900, poco meno, per cui comunque il consiglio è sempre che ci vada chi ha buone condizioni di salute, ma soprattutto la strada arriva un po' più vicino, per cui mentre Vini Cunca richiede comunque circa 2 ore di cammino, qui si arriva a 45-50 minuti soltanto di camminata. Bisogna camminare, perché qualcuno ci chiede, ma ci bisogna sempre solo camminare? Sì, sì, assolutamente sì. A Vini Cunca ci sono anche dei cavalli che si possono utilizzare eventualmente quando proprio uno sta per tremare, però l'idea, cioè il consiglio che do io è sempre di non pensare a quella soluzione. Se poi proprio uno ne ha bisogno lo fa, però partire con l'idea di usare il cavallo secondo me è sbagliato, cioè tu devi pensare di essere in buone condizioni, avere una buona salute e farlo con i tuoi piedi. Se poi ti senti proprio che non ce la fai, prendi il cavallo come ultima spiaggia, diciamo. Perfetto. Ultimo vantaggio di Palcoio è che ha meno gente effettivamente, o almeno questo potrebbe essere semplicemente un ritardo magari rispetto a Vini Cunca, che è nato appunto instagrammabile da prima e quindi ha un po' meno affollamento. Però questa è un'immagine di Palcoio, per esempio, che tra l'altro ha dei punti panoramici magnifici come questo che è una montagna che si trova, qua siamo effettivamente oltre 5.000 metri, ma io l'ho fatto, e si apre su uno scenario fantastico. Pazzesco, veramente pazzesco. Giusto un cenno per dire che, così come fino a pochi anni fa non si poteva raggiungere la montagna Arcobaleno in giornata, ancora oggi esiste un modo per visitarla che è magnifico, che è una formula di trekking lodge to lodge, quindi un anello che collega 4 diversi lodge dove si pernotta una notte in ognuno e che permette di toccare non solamente la montagna Vini Cunca, ma anche altre zone magnifiche di questa regione. Perché non dimentichiamo che questa è una zona
dominata dal monte Ausangate, che è una montagna sacra alle popolazioni locali, che è una magnifica vetta di 6.000 rotti metri. E questo trekking praticamente come si dice, la circumnaviga praticamente, cioè si passa tutto intorno a questa montagna ed è un'esperienza veramente magnifica, che tra l'altro si percorre in parte con una carovana di lama. Quindi questa. Ascolta, quanti giorni dura il trekking? E poi c'è da Facebook Barbara che ci chiede se è un percorso che richiede di nuovo un allenamento serio oppure adatto a tutti. Sì, no, questo parliamo sempre di attività che comunque richiedono un po' di preparazione. Sono 4 notti, sono piccoli gruppetti accompagnati, non si cammina molte ore ogni giorno, ma proprio perché si cammina ad altitudini molto elevate, non ci sono grandi pendenze, però quelle poche sono a 5.000 metri, per cui la fatica effettivamente è dovuta a quello. La carovana di lama si occupa appunto di portare quel materiale che serve, insomma, ci si porta dietro le cose che servono per 4 giorni. Questa è un'esperienza veramente magnifica, costosa. Quindi ha risposto anche a Manuela che chiedeva il bagaglio, ha detto no, si viaggia con lo zainetto leggero perché te lo portano. E poi sì, effettivamente, come dice Mirella, sembra un quadro di Monet, assolutamente, è un quadro Sì, questo. queste sono immagini veramente magnifiche di questa zona. Allora, il Lodge to Lodge, quando l'ho venduto, ho sempre veramente avuto dei risultati straordinari, però bisogna È avere vero tempo che e 4 giorni. tra l'altro in questa zona, scusami se ti ho interrotto Andrea, che in questa zona, pregliando il periodo, come dire, climaticamente giusto, anche se siamo in alta montagna, come dire, abbiamo ottime probabilità di trovare un tempo stabile e bello, cioè di non prenderci le giornate molto brutte, giusto? Allora, questa è un'attività che si fa prevalentemente proprio nei mesi secchi, è da evitare gennaio, febbraio, sono proprio mesi da evitare, di fatto in genere non ci sono partenze in quel periodo. L'ideale sono le mezze stagioni, maggio e ottobre sono sulla carta, no? Sulla carta sono i mesi migliori. Luglio è un mese freddo e il freddo può essere abbastanza intenso in queste zone. E quindi se si può scegliere si può fare a maggio-ottobre. Fantastico. Ma a volte la natura non collabora, come in questa mia ultima occasione in cui sono stato a Palcoio. Questa è una foto scattata a ottobre. Quindi bisogna essere preparati. Allora, bisogna essere preparati anche al fatto che sono spettacoli naturali, per cui ovviamente il clima può anche non collaborare. Perfetto. Così si conclude, diciamo, questo ideale percorso sud, Machu Picchu mi piace sempre lasciarlo alla fine, no? Negli itinerari. Ci sono diversi operatori che fanno all'inizio Cusco, Machu Picchu, poi scendono, boh, almeno, a parte il discorso altitudine che non è tanto logico, mi piace comunque pensare che Cusco, Machu Picchu siano il gran finale. Prima di concludere, volevo dedicare qualche minuto, ma proprio pochi minuti, alle nuove meraviglie del nord, che è un po' il Perù sconosciuto. Quindi non so se c'è qualche domanda ancora sulla parte sud, sulle esperienze che abbiamo visto. No, direi di no. Ripeto, abbiamo visto solamente alcune delle attività che si possono fare. In Valle Sacra, per esempio, ci sono infinite possibilità di fare attività, diciamo, di soft adventure, potremmo chiamarla, no? Di avventura abbastanza comoda, con sempre buone sistemazioni e un po' di attività durante la giornata. Si può andare a cavallo, in bici, c'è rafting, un'altra attività che è molto, molto popolare e molto diffusa. E il Perù offre davvero una grande varietà di attività. Allora, al Perù ho dedicato proprio solo poche slide, visto che è un po' un viaggio a sé, anche questo richiederebbe, se vogliamo, una puntata a parte. Il Perù del Nord è meno conosciuto rispetto al Sud, ma ha l'enorme vantaggio di essere appunto meno frequentato e storicamente è estremamente interessante perché le civiltà del Nord sono quelle che hanno subito un po' meno la devastazione degli Inca. Quindi le culture, tutti i siti archeologici che possiamo vedere a nord di Lima, nella metà nord del paese, sono risalenti a periodi molto precedenti rispetto agli Incas, perché gli Incas sono famosi, ma sono fondamentalmente l'ultima civilizzazione che ha dominato queste zone, per cui non sono poi così antichi. Parliamo del periodo subito precedente la conquista spagnola, quindi
il XIV, XV secolo fondamentalmente, parliamo di qualche secolo fa. Invece nel nord abbiamo delle testimonianze che sono di 2000 anni. E adesso questa slide, per esempio, è dedicata all'ultima delle, l'ultima tra virgolette, però sicuramente l'ultima tra le località così archeologiche famose del, del Perù, perché è da poco raggiunta da una teleferica. Quelap è una fortezza che è costruita proprio in cima a una montagna e fino a poco tempo fa richiedeva un trekking molto impegnativo per arrivarci, perché sono 1200 metri di dislivello per raggiungere la, la cittadella dal punto di partenza del sentiero, che vuol dire che praticamente quando si arriva a, a quella è già ora di tornare giù, quindi era visitata veramente da pochissimi avventurieri. Ora si arriva invece appunto con questa telecabina, ovviamente rimane l'opzione di farla a piedi o eventualmente la discesa a piedi, la salita in telecabina, e questa è un'immagine aerea. E questo è un posto che è più bello, molto più bello dal vivo che non in foto, perché le dimensioni di queste mura, che qua sembrano quasi mura, diciamo, rocce naturali, in realtà tutta questa muraglia che vediamo è tutta costruita da, da, dalla comunità Chachapoyas. I Chachapoyas sono appunto una delle culture che hanno dominato la zona centrale del, del, del nord del Perù. Intendo centrale perché sulla costa ci sono diverse comunità, i Mochica e tante altre che hanno popolato le zone del, del deserto costiero, invece i Chachapoyas sono quelli che hanno dominato queste zone di canyon, ricorda un po' la zona di Machu Picchu, se vogliamo, infatti quella è stata immediatamente soprannominata la nuova Machu Picchu. E, qui vediamo un po' delle immagini di queste mura, no? Ricordano un po' i, i muri Inca, ma la differenza è che queste hanno quasi 1000 anni, senza quasi, qui parliamo del 900, 1000 dopo Cristo, queste, queste zone. Per cui un nuovo sito magnifico da, da visitare che giustifica ampiamente un tour del nord. Poi da, davvero ci sarebbe da parlare a lungo, perché non si visita solamente quella, ci sono tante altre cose, tra cui questa che è la seconda cascata più alta del Sud America. Forse la seconda, mi raccomando, non la prima. La no, qua sappiamo bene qual è la prima. La prima è la cascata dell'Angel. La cascata dell'Angel che si trova in Venezuela, che è assolutamente riconosciuto che è la più alta del mondo, 900 e rotti metri. Qui invece abbiamo una cascata che con un doppio salto raggiunge circa 600 e qualcosa, che è più che ragguardevole. Al di là della cascata c'è una, è una zona con dei paesaggi magnifici, con queste vallate dove veramente le cascate sono ovunque, appena ci sono due gocce di pioggia si formano cascate un po' da tutte le parti, e per dire appunto quanto è ricca questa zona, solamente a Chachapoyas conviene stare tre notti, perché ci sono tantissime cose da fare, oltre al fatto che comunque arrivarci è già un po' un piccolo viaggio, per cui... Quindi sostanzialmente diciamo così che questa potrebbe essere, per chi non è ancora stato in Perù e vuole visitarlo più a fondo, un'estensione del Perù, un'estensione, come dire, più che consigliabile per chi vuole vedere questi nuovi siti, di almeno tre notti. Sì, io dico sempre che il Perù, vabbè, lo si dice per molti posti, però il Perù assolutamente meriterebbe due viaggi. Cioè chi fa un viaggio classico di due settimane al sud dovrebbe farne uno poi equivalente al nord. Il Perù ha la sfortuna di essere un solo paese diviso in due. Se fossero due nazioni separate, tutti andrebbero due volte, no? Un po' come, non so, in Ecuador andiamo perché è un paese a sé e non pensiamo che se siamo già stati in Perù non andiamo là. Chi è già stato una volta in Perù magari tende a non, a non tornarci, però il nord richiede, cioè giustifica due settimane assolutamente senza problemi. Perfetto. Bene. Ci hai fatto fare un viaggio magnifico, personalmente mi hai fatto ricordare, perché sono stato penso 25 anni fa, forse di più, a fare il cammino Inca e me la ricordo proprio, l'emozione di vederlo dall'alto è stata qualcosa, avevo la lacrimuccia che scendeva e non per la fatica quando ero sulla vetta, ma proprio per la, l'emozione di vedere quel posto assolutamente magico dall'alto. Ti racconto anche che io lì poi ho anche dormito, ma non c'era ancora l'albergo famoso, il Belmont. C'era un rifugio andino, io ho conosciuto una guida andina che ho fatto poi amicizia quella sera lì e io ho dormito in quel rifugio al mattino, siamo poi andati a vederci il sito prima che arrivassero
i camioncini da sotto, che erano molto meno di quelli che ci sono adesso, comunque c'era già un bel traffico, assolutamente. Va bene, io non vedo altre arrivata, un po' di persone che ci ringraziano tantissimo, mai stato, assolutamente, mi piacerebbe andare. Devo dire che ci hai fatto vivere il Perù classico, ma ha fatto capire che si può vedere in una maniera anche meno, come dire, meno di massa, perché effettivamente i due o tre siti principali del Perù sono luoghi molto molto frequentati. Sì, se ci pensiamo, effettivamente tutti conosciamo almeno Machu Picchu e sappiamo bene che ormai i luoghi famosi sono molto affollati, per cui non è diverso il Perù. Adesso chiaramente, poi ricordiamo appunto che dal 1° novembre riapre, quindi speriamo presto, magari non le folle, però di poter vedere di nuovo il turismo magari anche più attento proprio a queste formule un pochino più lente. No? Vediamo. Se parla tanto e mi piacerebbe vedere effettivamente un cambiamento in questo senso. Noi da tempo cerchiamo già di convincere a viaggiare con un po' più di lentezza. E di sporcarsi magari un po' di più le mani per conoscere meglio i posti. E vediamo se insomma questa nuova onda di cui si parla tanto, di nuova consapevolezza, porta effettivamente questo effetto. Cambieranno tante cose, vedremo anche questo. Per il momento io ti ringrazio, devo dire che queste serate non è una sviolinata, a me piacciono molto perché mi rendo conto che durante la settimana parlo di tantissime cose ma non parlo di viaggi, che per me è un qualcosa di veramente strano, perché negli ultimi 25 anni ho parlato di viaggi mediamente per qualche ora al giorno, e invece parliamo di tante cose, organizziamo, facciamo, ma non parliamo di destinazioni, perché non c'è più date, perché a volte, come dire, in un momento come questo è quasi brutto, no? Perché quasi non puoi parlare, perché di cosa parli di un viaggio in un momento in cui ci sono, come dire, problemi ben maggiori. Quindi distrarsi un'oretta alla settimana con queste cose mi fa... A me personalmente fa molto piacere e spero che lo faccia anche a tutti voi. Grazie mille e grazie anche per le belle parole che ci state dicendo. Grazie mille anche a tutti gli amici di Facebook. Andrea, noi ci vediamo alla prossima. Mi fai da spalla la prossima settimana, me la fai tu da spalla. Andiamo da un'altra parte. Volentieri. Ci chiedono dove andiamo, non me lo ricordo, ma andiamo. Andiamo in Birmania, Myanmar. Ah, già, giusto. Mi avevi già indicato... Giustamente mi ricordano, abbiamo inaugurato circa una decina di giorni fa il nuovo sito, per chi non ci fosse ancora andato, andate a visitare, cercate se ci sono un po' di bug, un po' di problemini, e soprattutto diteci se vi piace, se è facilmente navigabile, se vi trovate bene o cosa volete incrementare. Grazie ancora a tutti e buon appetito. Grazie. Bene, alla prossima. Ciao a tutti. Devi spegnere tu, Andrea, perché sei il padrone del vaporetto. Eccoci qua. Bene, saluto. Ciao.